anticoncezionali gratis in Puglia, basterà andare al consultorio, potranno averli ragazze e donne extracomunitarie, ma niente pillola del giorno dopo. La Delchi fa marcia indietro dopo 4 ore di trattativa, niente più licenziamenti nei calciaturifici del Salento, salvi 400 posti di lavoro. Il giallo di Perugia, una bufala, il ritrovamento del pezzo di Reggiseno che incasserebbe Raffaele Sollecito. Ieri sera il Graffio ha dimostrato che si è trattato di un errore della polizia. Rinviato di qualche giorno il deposito della perizia tecnica sul caso Gravina, la difesa di Pappalardi sempre più sicura, presto il papà dei fratellini verrà scarcerato. Buongiorno, ben ritrovati dal TG Norba, buongiorno Lorenzo Magistà. E da Carmen D'Ambroso, buongiorno a tutti e benvenuti. Cominciamo subito con il consueto sguardo alle più importanti notizie nazionali e internazionali. Euronews, il telegiornale. A Milano l'Expo 2015, la città si prepara a cambiare volto in vista dell'esposizione universale, un successo per l'Italia. Visita di Stato in Ucraina per Bush, ad attendere il presidente americano anche le proteste di migliaia di cittadini. Le elezioni in Zimbabwe, opposizione, Stati Uniti ed Unione Europea sollecitano la diffusione dei risultati ufficiali il prima possibile. Crisi diplomatica risolta tra Chad e Francia, liberi dopo la grazia i 6 membri francesi dell'ONG Arca di Zoè. Milano batte Smirne e si aggiudica la sede dell'esposizione mondiale 2015, previsti investimenti per 20 miliardi, 70.000 posti di lavoro e 29 milioni di visitatori. L'inflazione a marzo sale al 3,3%, il record massimo dal 1996, cresce anche la tassazione, più 10% le entrate del fisco. Champions League, oggi Roma-Manchester, non giocherà Totti infortunato, in arrivo 4.000 tifosi inglesi. Milano esulta per la conquista dell'Expo 2015, in arrivo 20 miliardi di investimenti, lite Prodi Berlusconi. Lita domani, termine ultimo per un accordo tra Air France e sindacati su Alitalia, oggi nuovo incontro senza la UIL. Inflazione record a marzo al 3,3%, aumenti per gasolio, pane e pasta, per Napolitano inadeguate le retribuzioni dell'industria. Stasera Roma-Manchester di Champions League, città blindata dalle forze dell'ordine, l'osservatorio del Viminale aumenta i controlli in autostrada, nuovi limiti per le tifoserie violente. Da oggi in Puglia non più al distributore o in farmacia, ma al consultorio. Preservativi gratis alle giovani donne e alle immigrate, lo ha deciso ieri la giunta regionale, liberalizzando l'uso dell'anticoncezionale per alcune categorie di donne. Ne potranno usufruire le ragazze, le donne sposate con basso reddito e con l'esenzione dal pagamento del ticket, le extracomunitarie e le donne che hanno partorito da poco tempo. Potranno presentarsi nei consultori di ogni città e ottenere gratuitamente l'anticoncezionale in 4 formati: la pillola combinata a basso dosaggio, la normale pillola anticoncezionale, il cerotto o l'anello vaginale. Vietata invece la somministrazione gratuita della pillola del giorno dopo. Secondo la giunta regionale, il provvedimento, uno dei primi adottati in Italia, consentirà l'abbassamento del numero degli aborti. Di diverso avviso l'opposizione e i medici cattolici: gli aborti non si curano con i contraccettivi, ma con l'educazione ai metodi naturali. I contraccettivi che la Puglia distribuirà gratuitamente nascondono rischi collaterali. Il Consiglio regionale pugliese, ieri riunitosi in via Capruzzi a Bari, ha approvato la terza variazione di bilancio, qualche modifica non soltanto ai conti ma anche ad alcune normative, ad alcune scelte fatte precedentemente dalla stessa giunta regionale. Ad esempio è stata bocciata la fusione della società Finpuglia nella partecipata Tecnopolis. Una speciale variante urbanistica è stata introdotta nelle norme
regionali, una variante che secondo le intenzioni dovrà favorire la solidarietà abitativa. La Giunta emetterà un successivo regolamento che consentirà di approvare, di dare, di concedere da parte dei comuni licenze edilizie anche in aree non edificabili, a condizione che le imprese costruttrici offrano il 10% degli appartamenti in affitto ad un prezzo sociale. Non si è più discussa ieri al Consiglio regionale pugliese la nuova legge sul commercio, sulla quale è in corso una disputa fra regione, commercianti e consumatori. Se ne riparlerà dopo le elezioni. Il commercio può attendere. Il Consiglio regionale pugliese ieri ha deciso di rinviare la discussione della legge che imporrà le nuove regole del settore, ma è stato un rinvio condiviso da tutti perché la questione è ancora in gran parte da chiarire. Le associazioni dei commercianti hanno annullato la protesta programmata davanti alla sede del Consiglio ed hanno avuto un incontro con l'assessore Frisullo. Le associazioni dei consumatori, mai come questa volta all'unisono, hanno rilanciato la loro posizione, augurandosi che il rinvio sia dovuto solo alla contingenza elettorale e non ad altro. I consumatori sono favorevoli alla legge che offre margini alla concorrenza ed allarga le maglie delle aperture domenicali degli ipermercati. Così sostengono si aiutano le famiglie a fare la spesa risparmiando. Di diverso avviso i commercianti, soprattutto medi e piccoli, secondo cui le aperture domenicali degli ipermercati ed altre norme contenute nella legge finiranno per uccidere definitivamente i negozi medi e piccoli. L'assessore Frisullo ha ribadito che la legge verrà approvata, ma ha dimostrato una certa sensibilità alle richieste dei commercianti, che sarebbero favorevoli al testo così come approvato dalla Giunta e contrari a quello modificato dalla Commissione consiliare e presentato all'approvazione del Consiglio. Da quale testo ripartire, quindi? Sarà questo l'oggetto della discussione che si aprirà subito dopo le elezioni, prima che il provvedimento torni all'ordine del giorno del Consiglio regionale. Ad una svolta la vertenza del colosso calzaturiero del Salento Adelchi, il gruppo Adelchi aveva preannunciato il ricorso al licenziamento per almeno 400 operai e la chiusura di due stabilimenti. Una trattativa andata avanti per tutta la serata di ieri e conclusasi nella notte ha invece scongiurato questo pericolo. Accordo raggiunto di fatto dopo oltre 4 ore di riunione, partita con un deciso passo indietro del proprietario del calzaturificio Adelchi Sergio sulla decisione annunciata lo scorso venerdì di chiusura di due delle aziende del gruppo Tricasino, fatto che avrebbe lasciato senza lavoro circa 400 operai. Alla fine delle lunghe trattative tra parti sindacali e rappresentanti aziendali da una parte e proprietà dall'altra, con la partecipazione di Regione, Provincia, Confindustria, si è ottenuta dunque la revoca della precedente dichiarazione di cessazione delle aziende e si è esclusa l'attivazione di licenziamenti. Nel verbale a firma delle parti l'azienda si dichiara disposta alla ripresa dell'attività con l'impiego di tutti i lavoratori entro 4 settimane, 4 settimane di cassa integrazione ordinaria con verifica la terza e passati quali si è assicurata la rimessa in servizio a pieno regime appunto di tutti e 400 i lavoratori, anche grazie all'attivazione di un tavolo provinciale che sarà avviato il prossimo 2 aprile e che servirà a trovare strumenti idonei ad accompagnare l'azienda verso il riposizionamento sul mercato. Soddisfatti i lavoratori davanti ad un accordo che di certo non offre soluzioni immediate né al momento certezze in prospettiva, ma che fa tirare un sospiro di sollievo dopo il licenziamento prospettato dal proprietario solo lo scorso venerdì. Per il momento significa che è ritardato solamente la chiusura, è rinviata? Signori, non sono discorsi da fare alle 9:30 di sera, siamo stanchi, dai. Nel vertice la discussione è passata anche dal riferimento all'accordo di programma che prevede la creazione di una rete fra i poli calzaturieri della riviera del Brenta e del Casaranese. Cercando di inventarsi una separazione tra lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. In quell'accordo noi abbiamo tutelato tutti i lavoratori esuberanti del settore di quell'area territoriale, quelli casarano come quelli che eventualmente si verificassero a Tricase. Notizie di diverso genere da Taranto: potevano lavorare senza problemi fino ad aprile 2009 e invece sono stati costretti ad accettare mobilità e incentivi e firmare il licenziamento i 20 lavoratori della centrale del latte di Taranto di proprietà della Parmalat. Il passaggio all'azienda Ionica Latte in realtà non è ancora avvenuto e la Parmalat non potrà perfezionarlo prima di un altro anno. Alcuni dei lavoratori sono ormai prossimi alla pensione. Diversa la situazione dei più giovani che si sentono gabbati e che si sono rivolti al sindacato dopo 27 mesi di lavoro e contributi persi.
Dopo l'inchiesta giudiziaria che ha portato anche ad arresti sulla gestione del soccorso 118, del soccorso di emergenza da parte di un'associazione di operatori emergenza radio a Bari, adesso c'è il problema di come assicurare il trasporto dei pazienti. I volontari purtroppo non percepiscono più i 700 euro al mese che gli operatori di emergenza radio assicuravano. Il loro stipendio si è ridotto a 200 euro e poi il resto potrebbero ottenerlo sì, ma con buoni pasto di cui evidentemente non sanno che farsene. Da ieri in 50 operatori hanno praticamente deciso di iniziare uno sciopero perché non ce la fanno a sopravvivere. Stamattina ci sarà una manifestazione di protesta ed anche un incontro in prefettura. Da quando si è aperta l'inchiesta l'attività si è praticamente bloccata, ma a risentirne non sono soltanto gli operatori, i dipendenti, diciamo così, di questo, i volontari di questo servizio, ma anche e soprattutto coloro che hanno bisogno di soccorso, e alla fine si rischia anche che a rimetterci sia il servizio di pronto soccorso di emergenza, il 118. La pagina politica per la campagna elettorale ieri a Bari, Savino Pezzotta, leader della Rosa Bianca. Secondo l'ex leader sindacale, l'Italia è un paese che non cresce da 7 anni e ne sono responsabili sia Prodi che Berlusconi. Savino Pezzotta a Bari rivendica a nome dell'Unione di Centro di Pier Ferdinando Casini la volontà del suo partito di modificare il preesistente bipolarismo, cosa che non è stato possibile fare. La discesa in campo autonoma dell'UDC poi ha reso di fatto l'Italia della politica quadripolare. Di tutto questo Pezzotta e Sanza parlano ai quadri del partito nel capoluogo pugliese. L'Unione di Centro oggi cambia lo scenario politico del nostro paese. Ha un bipolarismo forzato, ha un bipartitismo esagerato, un bilideismo che voleva tutto accentrare. C'è una forza che comincia invece a dimostrare che si può fare diversamente. Per l'ex segretario della CISL la responsabilità dello stato di cose in cui versa l'Italia è da attribuire sia a Prodi che a Berlusconi, responsabili a suo dire di non aver affrontato questioni economiche impellenti, portando la nazione agli ultimi posti in Europa per colpa del sistema bipolare che ha imbrigliato i precedenti governi. Per quanto riguarda invece le possibili alleanze post elezioni, Pezzotta è lapidario. Il rischio della governabilità o meno dopo il voto dipende da questi signori che hanno voluto imporre a questo paese una corsa bipolare e avranno le responsabilità complete se si potrà governare o meno. È arrivato alle strette finali a Taranto il processo sui falsi bilanci approvati dal Comune, il processo che ieri avrebbe dovuto avere le deposizioni, l'interrogatorio dell'ex sindaco Rossana Di Bello e del suo vice, ma non è stato possibile perché si è protratto oltre le previsioni l'interrogatorio dei revisori dei conti del Comune, un passaggio importante soprattutto per la difesa degli imputati e in sostanza la difesa di Rossana Di Bello e dell'onorevole Tucci tende a dimostrare che la responsabilità dei falsi bilanci non è dei politici ma dei tecnici e in particolare anche dei revisori dei conti, i quali ieri hanno lungamente replicato sostenendo che loro hanno esaminato documenti che gli venivano forniti dalla giunta comunale. Se quelli erano i documenti erano a posto, hanno sostenuto i revisori dei conti. Si è scoperto successivamente che quei documenti non erano per niente legittimi. Prendere esempio dalla Confindustria siciliana, le imprese che non denunciano le estorsioni devono essere espulse dalle associazioni di categoria. Lo ha ribadito ieri a Foggia il presidente dell'Associazione Nazionale Antiracket, Tano Grasso. Nella lotta al racket manca ancora una piena presa di coscienza da parte delle imprese e le associazioni datoriali devono espellere quegli imprenditori che non denunciano gli episodi estorsivi. Lo ha ribadito il presidente dell'Associazione Nazionale Antiracket, Tano Grasso, nel corso dell'incontro in prefettura a Foggia con i rappresentanti delle imprese, del commercio e dei sindacati. Una visita giunta in occasione della giornata della legalità per ricordare il 13° anniversario dell'omicidio di Francesco Marcone, il direttore dell'ufficio del registro di Foggia assassinato il 31 marzo del 1995, un delitto rimasto senza colpevoli. Le associazioni dovrebbero avere questi comportamenti virtuosi che si stanno sperimentando in Sicilia, di tenere ai margini l'associazione che o fuori dall'associazione che invece non ha una linea coerente su questi fenomeni. A
Foggia è ancora vivo il ricordo dell'omicidio del costruttore Giovanni Panunzio, ucciso il 6 novembre del 1992 per essersi ribellato alle richieste estorsive della mafia. Uscire allo scoperto denunciando il pizzo e l'usura è l'unico modo per consentire agli imprenditori e ai commercianti di liberarsi dalla mossa del racket, ha ricordato Tano Grasso, ma è necessario che anche le imprese facciano la loro parte. Ci può essere anche una sottovalutazione, cioè non avvertendolo in maniera così oppressiva, uno pensa, vabbè, in fondo gli do 500 euro a Natale e si chiude lì la partita, oppure qualche impresa dire, in fondo io l'assunzione la devo fare lo stesso, assumo quello, capisci? E quindi si sottovaluta il fatto che fenomeni di questo tipo ti fanno crescere. Il rialzo di Wall Street è seguito dagli indici positivi delle borse asiatiche. Le valute, dollaro debole ma sotto quota 1,58 rispetto all'euro. Tra poco parleremo del giallo di Perugia, una bufala, il ritrovamento del pezzo di reggiseno che incastrerebbe Raffaele Sollecito. Ieri sera il Graffio ha dimostrato che si è trattato di un errore della polizia. Per il caso Gravina invece è rinviato di qualche giorno il deposito della perizia tecnica. Intanto la difesa di Pappalardi è sempre più sicura, presto il papà dei fratellini verrà scarcerato. Ne parliamo tra poco. Gli amanti si amano e i politici si tradiscono, o i politici amano e gli amanti tradiscono? Qualche grazie capo, vero onorevole? Continuamente grazie capo. Una baraonda di incontri e ruffianate, tutte da ridere, con Lino Banfi, né l'onorevole con l'amante sotto il letto. Questa sera alle 21.15 su Telenorda 7. Voglio sicurezza, voglio protezione, voglio cilli con antibatterico che mi aiuta a combattere gli attacchi batterici, facendomi sentire sicura e protetta. Per la mia vita attiva, cilli con antibatterico. Nel mio intimo c'è cilli. Paolo, quando arriva il mio tempo? Bambina, sarai un po' viziatina, non esagerare. Fra un pochino tu mi chiederai di portarti in braccio su per le scale. Questo ci ho pensato io. Guarda, è la mia nuova poltroncina Capri della Vimec. È la numero uno in Italia. Allora la provo anch'io. Dai, è facilissimo. Oh, quanti cavalli c'ha? È sempre il solito. Meno male che in casa c'è Vimec. Con lei sì che mi sento sollevata. Di mamma ce n'è una sola. Di Vimec anche. Vimec sostiene Unice. Per essere sicura che abbia tutta l'energia per affrontare una mattina a scuola, ho scelto i cereali Nesquik per una colazione gustosa con tanti cereali integrali. Prenditi cura di lui. Quando vedo il simbolo dei cereali integrali Nesquik, so che gli sto dando fibre e carboidrati a rilascio graduale che lo aiuteranno ad affrontare la mattinata con entusiasmo. Così potrà dare il meglio e divertirsi in tutto quello che fa. Ottimo lavoro! Cereali Nesquik, un pieno di energia per tutta la mattina. Un incontro fatale. Vite diverse. Sogni comuni per due giovani in cerca d'amore. Milagros, dal lunedì al sabato alle 13.50 su Telenorma 7. Tre giorni per sapere tutto quasi sulla vicenda di Gravina. I periti della procura ieri non hanno più depositato la perizia tecnica, hanno chiesto qualche altro giorno ancora.
Ancora qualche giorno di tempo. I periti nominati dalla procura per eseguire l'autopsia sui corpi dei fratellini di Gravina hanno ancora bisogno di qualche giorno di tempo. E così ieri, invece di depositare la loro relazione, così come aveva chiesto la procura, hanno depositato un'istanza di proroga, ma solo di 2-3 giorni. Contemporaneamente la Cassazione ha fissato la data in cui discuterà la richiesta di scarcerazione di Filippo Pappalardi, fissandola al 27 maggio prossimo. Sul piano giudiziario sono queste le novità su questa vicenda. Decisamente più interessanti invece quelle emerse ieri sera nel corso della nostra trasmissione Il Graffio. Il perito di parte nominato dalla difesa di Filippo Pappalardi, professor Strada, ha smentito categoricamente di aver mai affermato che resti di cibo siano stati trovati nello stomaco di Ciccio. In questi giorni si è molto parlato di dove, in quale parte del corpo sono stati trovati i residui di cibo. E questo è importante per stabilire l'ora, in particolare, della morte del primo dei due fratellini, di Ciccio. Ecco, il problema è questo, stomaco, intestino? Sì, anche se secondo me sarà molto difficile dare una ubicazione esatta della sede dove questo materiale si trovava, perché i processi di decomposizione erano talmente elevati per cui in teoria là c'era una massa unica in cui praticamente prelievi sono stati fatti in sedi virtuali dove ci poteva essere lo stomaco, dove ci poteva essere il crasso e così via. E parlato della difesa, la difesa sostiene che, quale difesa parlava, lei o l'Aliani? Ma chi era la difesa che sosteneva? Solitamente non parlo di cose che non conosco. La difesa dice che sono stati trovati pezzi di coniglio della carriera. La difesa, lei dice il contrario adesso. No, la difesa non credo che vengano dalla difesa, perché oppure lo posso smentire ufficialmente, che la difesa non conosce ancora nulla di quello che sono i risultati dell'autopsia. La difesa di Pappalardi sostiene che il loro assistito sarà scarcerato prima del giudizio in Cassazione, appena sarà noto l'esito della perizia tecnica. La tesi della colpevolezza del padre dei ragazzini non regge, secondo la difesa, e non solo. Di questo avviso è anche l'ex PM barese Rinella, intervenuto al Graffio, secondo cui l'indagine condotta dalla procura ha peccato di leggerezza. Ancora una morte sul lavoro, un tragico incidente è avuto ieri sera a Canosa, dove nelle campagne di Canosa, dove un agricoltore di 48 anni di Barletta è morto, qui vedete le immagini, precipitando con il suo trattore in una scarpata. L'uomo stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro, non si capisce bene ancora se per un incidente, per un malore. Certo è che il trattore è precipitato nella scarpata, travolgendo l'agricoltore, che è morto sul colpo. L'allarme è stato dato dai parenti, che non hanno visto tornare a casa il loro congiunto e hanno fatto avviare le ricerche. Il corpo dell'agricoltore, come vedete, è stato trovato poi sotto il trattore, senza vita. Occupiamoci di un altro giallo di cui abbiamo parlato proprio ieri sera durante il Graffio, il giallo di Perugia. Abbiamo dimostrato che quel pezzo di reggiseno che secondo la procura di Perugia incastrerebbe Raffaele Sollecito, perché su quel pezzo di reggiseno sarebbero state trovate, reggiseno di Meredith, la vittima, sarebbero state trovate tracce del DNA di Sollecito, quel pezzo di reggiseno è una specie di bufala, perché è stato trovato un mese e mezzo dopo l'omicidio. Vedrete adesso in quali condizioni. Il fatto più incredibile è che quel pezzo di reggiseno la polizia scientifica lo aveva trovato e filmato il giorno stesso dell'omicidio, però lo avevano lasciato lì. Sono andate in onda ieri sera al Graffio per la prima volta le immagini girate all'interno della stanza in cui venne uccisa Meredith Kercher. La trasmissione di Telenorba ha mostrato il corpo della studentessa inglese martoriato da una coltellata alla gola, spogliato e abbandonato, coperto da un piumone, sul pavimento della stanza. Ma la cosa che più ha fatto e farà discutere un'altra. Non è vero che il pezzo di reggiseno di Meredith con il DNA di Raffaele Sollecito è stato scoperto dalla polizia nel secondo sopralluogo effettuato un mese e mezzo dopo l'omicidio, il 18 dicembre. Le immagini girate dalla stessa polizia scientifica documentano che quel pezzo di reggiseno era stato scoperto sotto il cadavere di Meredith il 2 novembre, il giorno della scoperta dell'omicidio. Solo che in quella data i poliziotti dimenticarono di repertarlo.
Il pezzo di reggiseno calpestato e spostato da una parte all'altra della stanza venne poi trovato un mese e mezzo più tardi sotto il tappetino, visibilmente annerito e cioè sporco. Era stato abbondantemente contaminato e per questo, sostiene la difesa di Sollecito, le analisi poi effettuate nei laboratori non hanno alcun valore. Nel corso della trasmissione sono state mostrate altre immagini che fanno sorgere dubbi su come è stato condotto il sopralluogo nella casa di Meredith ed è stato dimostrato che le impronte delle scarpe attribuite a Sollecito non sono evaporate, come sostiene la Procura di Perugia, ma sono state letteralmente cancellate dagli investigatori. Ancor più sconcertante un'altra scoperta effettuata dal Graffio. Durante il sopralluogo gli uomini della polizia scientifica ammettono candidamente di aver cancellato il sangue trovato sul rubinetto del lavandino della casa di Meredith. Sì, nel lavandino, però abbia lavato il lavandino, quindi se ci sono dei fili di traccia noi possiamo avere soltanto con uno strumento particolare che c'è a Roma. Anche questi elementi fanno parte delle motivazioni che la difesa di Sollecito ha presentato alla Cassazione per chiedere la scarcerazione dello studente di Giovinazzo. Il giudizio si terrà stamattina a Roma. C'è un primo arresto a Noci all'indomani degli incidenti di domenica scorsa durante una partita di calcio. È finito in manette un operaio nocese di 30 anni, incensurato, e lui, l'ultra, che ha lanciato una bomba carta sugli spalti dei sostenitori del Bisceglie, scatenando l'inferno dentro e fuori lo stadio, ha confessato di aver acquistato da Bari il grosso petardo e di essere andato al campo con l'obiettivo di vendicare gli strattoni subiti in una precedente partita, quando il Noci giocò a Bisceglie. L'esplosione ha provocato lievi ustioni a 3 tifosi del Bisceglie, un ultra del Noci si è fatto medicare al pronto soccorso, mentre diverse auto sono state danneggiate. E le indagini continuano proprio per risalire agli autori di questi altri atti vandalici facinorosi della tifoseria ospite che volevano vendicare il lancio della bomba carta. Il giorno dopo a Noci in pochi hanno voglia di parlare, tra i tifosi c'è chi minimizza e parla di forze dell'ordine disorganizzate e chi invece è nauseato dalla violenza e allo stadio non vuole più andarci. Amareggiato più di tutti il presidente del Noci, Francesco Ritella, che ha annunciato di voler chiudere con il calcio. Da Bisceglie invece società e tifosi parlano di aggressione ingiustificata e accusano l'arbitro di non aver sospeso la partita. La società bisceglese annuncia inoltre l'invio di una lettera alla Lega Calcio. L'appello a tutti i tifosi di qualunque categoria, non solo della nostra categoria, è quello di andare allo stadio per divertirsi, per vedere una partita, per vedere uno spettacolo, non per fare violenza. Medici e infermieri dell'ex ospedale psichiatrico di Bisceglie erano accusati di aver provocato la morte di un paziente trovato morto nel bagno dell'ospedale il 2 agosto del 2006, ma sono stati assolti. Il paziente non morì per loro responsabilità, per colpa loro, ma non ne escono a testa alta. Infatti il corpo del paziente venne trovato ben 11 giorni dopo la sua scomparsa nel bagno dell'ospedale. L'uomo si era recato al bagno, soffriva di una grave malformazione cardiaca, aveva avuto bisogno di andare al bagno ed era morto appena entrato nel bagno. Quindi la morte non venne, ha stabilito la perizia, non venne causata dalla sua permanenza nel bagno, ma avvenne immediatamente dopo il suo ingresso nel bagno. Ma il fatto grave non fu tanto quello. Cominciarono a cercarlo e ci misero ben 11 giorni per ricordarsi che in quell'ospedale c'era un bagno che alcuni pazienti frequentavano. E infatti 11 giorni dopo aprirono la porta del bagno e trovarono il cadavere dell'uomo. Cacciatori di frodo nella rete della Polizia Provinciale di Foggia. Gli agenti hanno recuperato e liberato 2.000 allodole, volatili molto apprezzati sui mercati del nord, serviti soprattutto con la polenta. I volatili erano stati catturati utilizzando richiami acustici e sistemati poi in due voliere, una più grande e l'altra più piccola, nelle campagne tra Giapponeta e Manfredonia. Due le persone denunciate e multate per bracconaggio. Il costo di un'allodola, tanto per avere un'idea, arriva fino a 15 euro, ma nelle fiere specializzate del nord può raggiungere anche i 100 euro.
Verranno quasi certamente abbattute le 1000 costruzioni abusive censite in tutto il Salento, soprattutto sulla costa salentina. I provvedimenti di abbattimento si erano bloccati perché non ci si metteva d'accordo sui costi degli abbattimenti. Ciascuna amministrazione faceva per conto suo, creando disparità di trattamento. Adesso tutto è stato risolto, è stato fissato un tariffario per la lotta all'abusivismo edilizio. Si tratta di un sistema automatico del calcolo dei costi ottenuto grazie ad un accordo tra i ministeri della difesa e delle infrastrutture. Con questo tariffario adesso, assicura la Procura della Repubblica di Lecce, adesso le operazioni di abbattimento delle 1000 costruzioni abusive censite lungo la costa salentina potranno riprendere. E questa era l'ultima notizia del prossimo TG Norba, subito dopo la pubblicità. Grazie per l'ascolto, buona giornata. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.